Buon pomeriggio e benvenuti per iniziare insieme una nuova compagnia qui su Quarantena Time. Come state? So che in questo momento diventa sempre più difficile restare a casa, ma dobbiamo essere assolutissimamente bravi e rispettare le regole. Apriamo subito poi Marta Vilardi per darci qualche consiglio in più. Buon pomeriggio, Marta, dottoressa. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Come va? Come Molto bene, stai? bene. A voi soprattutto. Io bene, bene, grazie. La trovo benissimo, dottoressa, in forma. Grazie, grazie. Sono qui in verità per provare a condividere con voi un bel momento insieme, sperando di potervi essere utile. Assolutissimamente sì, e noi continuiamo a ringraziarla, a ringraziarti Marta, ti do del tu, perché ci regali preziosi consigli su come affrontare meglio questa, al meglio, ecco, questo periodo difficile e per, insomma, per la tua professionalità. Ti ringrazio, questo è un vero regalo che ci fai. Cerco di mettermi a disposizione per quel che posso della collettività, ecco, tutto qua. Benissimo. Allora, Marta, io volevo farti una domanda specifica. Appunto, l'avevo già detto all'inizio e adesso diventa un po' difficile restare a casa, diventa abbastanza pesante questa situazione. Puoi darci dei consigli a riguardo? Certo, allora sicuramente come ben dici, stare a casa implica un costo, quindi per quanto ci protegge da tutto quello che sappiamo c'è fuori, però in parallelo ci porta una serie di rinunce, ovvero rinunciamo ai contatti con gli altri, rinunciamo all'aspetto sociale, che è un aspetto fondamentale. Per questo ciò ci fa spesso piombare in una serie di stati emotivi, quali per esempio la noia, la tristezza, l'ansia, la paura, la rabbia, la frustrazione. Quello che vorrei rimandarvi è che è assolutissimamente normale provare questi stati d'animo in questo periodo e che ognuno di noi deve imparare innanzitutto a identificarli. E quindi a chiedersi come si sente. Oggi mi sento, in questo momento mi sto sentendo triste, poi dopo poco mi sto sentendo arrabbiato. Una volta identificati i vari stati emotivi, possiamo fare lo step successivo, che è quello di accettarli. Che cosa intendo per accettarli? Quello che solitamente siamo portati a fare è respingere queste emozioni negative, dicendo a noi stessi: io devo essere felice, io devo stare bene, ma al contrario, dobbiamo abituarci invece ad accoglierle, a farci spazio, perché sono proprio queste emozioni che in realtà hanno una funzione per la nostra mente. Per esempio, l'emozione della noia, il fatto di annoiarci, ha una vera e propria funzione liberatoria per la mente. È anche una funzione auto-osservativa di noi stessi, quindi serve ad ognuno di noi e non dobbiamo respingerla, ma al contrario farla nostra e viverla. Inoltre, ogni emozione ha un tempo e uno spazio, ciò vuol dire che ha un inizio e ha una fine, e poi ne succederà un'altra. Quindi, nel bel mezzo dell'emozione, non dobbiamo pensare di essere nel mezzo di un momento catastrofico, perché l'emozione passerà e lascerà spazio e alternanza all'emozione successiva. Per questa ragione, è importante che anche i bambini vengano consapevolizzati in questo senso, e ciò lo possono fare sia le docenti ma anche i genitori. E ho pensato di comunicarvi un'attività concreta che potete subito mettere in atto con loro. Per esempio, potete allenarli ad identificare le emozioni. E quando il bambino vi dice: mi sento triste, mi sento arrabbiato,
potete creare con lui un collegamento tra l'emozione ed un brano musicale, fatto scegliere dal bambino stesso, in modo tale che associ quel brano a quell'emozione. Quando a distanza di 2 o 3 ore lui proverà un'altra emozione, che può essere prima la tristezza, poi la noia, per esempio, voi farete allo stesso modo un'associazione con un successivo brano musicale. Ciò significherà che a distanza di tempo lui avrà associato la musica all'emozione e si sarà accorto a fine giornata che avrà creato un vero e proprio CD, possiamo chiamare, emotivo, con tutti i suoi brani musicali che corrispondono a una diversa emozione. Questo è molto utile perché? Perché il bambino si accorge che le emozioni non sono permanenti a lungo termine e quindi passeranno proprio come passa una canzone e hanno un tempo proprio come lo ha una canzone. E poi perché imparano a condividere con gli altri anche le emozioni negative e non solo le emozioni positive come ci vogliono far credere. E quindi ha Certo. anche il senso di condivisione di quello che prova. Ovviamente la stessa cosa può essere fatta anche con delle emoticon, con delle faccine che loro possono incollare e quindi rendersi conto nell'arco della settimana, per esempio, quante emozioni diverse hanno provato in base all'emoticon che hanno loro stessi attaccato, per esempio, su una griglia giorno dopo giorno. E questo può fargli capire che non è vero che ogni giornata è uguale, ma che ogni giornata è diversa perché le emozioni diverse scandiscono la nostra giornata. La stessa tematica ovviamente vale anche per chi è in quarantena, per esempio, da solo. E prova maggiormente questi stati emotivi. Anche chi si trova in questa condizione deve evitare di lamentarsi e quindi dire continuamente non avrei voluto, non volevo, ma al contrario deve accettare i vari stati emotivi perché abbiamo detto sono normali e quindi è giusto che vengano provati e al contrario usare quell'energia che solitamente usiamo per lamentarci, invece per condividere, perché condividendo gli stati nostri affettivi e anche emotivi negativi, ci accorgeremo che anche gli altri provano le stesse cose e ci sentiremo meno soli. Ed è proprio, insomma, per questa ragione che io ho pensato di condividere con voi una frase di Lewis, il quale dice che non c'è un carico che ci appesantisce, ma in realtà è il modo in cui noi portiamo il carico che fa la differenza. Esatto, giustissimo, molto interessante, grazie. Di niente, io mi rendo sempre disponibile. Se chiunque avesse bisogno, sono a disposizione. Vogliamo ricordare, Marta, dove possono seguire i tuoi consigli, perché insomma, credo che tu stia lavorando molto in questa quarantena, ti sarai organizzata sicuramente. Ah, certo, noi clinici stiamo lavorando assolutamente online, quindi non lasciamo mai soli né i pazienti né nessuno, e siamo molto vicini in questo momento e inoltre chiunque abbia bisogno di qualsiasi cosa, io sono su Facebook e sono disponibile ad accogliere domande, ad accogliere dubbi di qualsiasi natura, penso che sia un dovere. In ogni caso, noi ne approfittiamo della tua disponibilità e sicuramente ci ricontatteremo, insomma, ci ricollegheremo qui su Quarantena Time, perché il tuo intervento, è fondamentale e sono dei consigli utilissimi, sono delle perle preziose per chi, insomma, sta vivendo questo momento, praticamente per tutti. Grazie. Vi ringrazio, grazie Marilena dell'invito e buon pomeriggio a tutti quanti. Grazie, grazie mille dottoressa, a presto, buona A giornata, buongiorno. presto. Beh, sono arrivati tantissimi messaggi, più tardi magari li leggiamo tutti. Adesso vorrei collegarmi con una carissima amica, un'amica storica, la conoscete tutti, lei è stata
modellista, attrice, ma è anche una talent scout di tantissime modelle e giovanissime fanciulle che vogliono far parte del mondo dello spettacolo. Carmen Marturana, buonasera! Buonasera a tutti, ciao, benvenuti e grazie Marilena per avermi invitato questa sera, grazie. Grazie a te, Carmen. Chi ce lo doveva dire? Infatti, noi ci vediamo sempre in situazioni bellissime, luccicose, piene di trucco, parrucco, luci, musica. Infatti, e adesso... quando oggi ho comunicato sul mio profilo e le mie pagine che sarei stata tua ospite, pensa un po', ho pubblicato una foto mia e tua, un selfie dell'evento fatto a Molfetta, in cui noi eravamo tutte belle, luccicose, truccate, proprio splendide. E quindi ecco perché ti ho fatto questa battuta. Dopo vado a vederla. Comunque, Carmen, io ti trovo benissimo, eh? Grazie. Allora, devo dire che queste cose aiutano, perché magari fino a poco fa, qualche minuto fa, ero qui tutta un po' più disordinata, invece adesso ovviamente per rispetto a te, agli amici che ci seguono e anche a me stessa, mi sono messa un po' in ordine. Con la mia bandiera al collo, si vede? La mia bandiera? Si vede. Io ti seguo in diretta e vedo sì. Che hai sempre la bandiera al collo, sì. È un bellissimo gesto. Sì, anche perché come oggi hai avuto la bravissima psicologa ospite e devo dire forse dopo questo isolamento ne avremo tutti quanti un po' bisogno, c'è stato lo sclero del pomeriggio perché poi mi diverto, vedo che tanta gente pubblica lo sclero time e io avevo pubblicato un momento in cui ero in casa con la bandiera che la sventolavo e gridavo ce la faremo, quindi da lì poi è nata questa cosa di... Sì. Ma fa bene, dicono che 10 minuti di sclero al giorno fa bene. Io per esempio canto, poi mi vergogno così tanto che le dirette le rimuovo immediatamente. Però devo sì. Dire che questi momenti sono momenti di libertà per tutti, perché Carmen, è inevitabile, siamo chiusi in casa e più andiamo avanti e più è difficile, è piacevole stare in casa. Ma sai cosa, visto che diciamo in maniera più leggera oggi dobbiamo parlare con questa mia ospitata un po' più dello spettacolo, forse noi non ci rendiamo conto che tutti quanti, un po' come quando si guarda il Grande Fratello, no? Noi siamo tutti quanti all'interno delle nostre case, in cui poi non ti rendi neanche più conto di quello che tu fai arrivare all'esterno, esattamente come i ragazzi del Grande Fratello che sono lì e non si rendono conto di come le loro azioni vengono amplificate all'esterno. Quindi è quello che succede un po' a noi in casa, perché non manca lo scatto col pigiama, non so, mentre stai facendo le faccende, mentre... perché effettivamente non ti rendi quasi più conto di qual è quella linea sottile che divide la tua privacy da quello che c'è fuori nel mondo esterno, penso. Esatto, è vero, è verissimo, è verissimo. Carmen, io ti ho presentato prima come una talent scout, tu sei molto, innanzitutto sei un'imprenditrice di successo, ti conoscono tutti perché hai realizzato tantissimi eventi e anche di qualità in tutta la Puglia e se non erro anche fuori. Sì. Sei molto vicina alle giovani ragazze che vogliono far parte del mondo dello spettacolo. Ovviamente sì. In questo periodo triste il mondo dello spettacolo è fermo e voglio sapere tu come la stai vivendo. Sì, allora per riallacciarmi un attimo a quello che dicevi, ti ringrazio. Sì, la mia agenzia ormai realizza eventi non solo in Puglia, in Italia, perché tocca Sanremo, Milano, Roma, ma anche Parigi, sono stata a Dubai, Monte Carlo, insomma, giro abbastanza, perché non è solo quello che io realizzo personalmente, ma sono anche le collaborazioni in cui io inserisco delle modelle, quindi diciamo quello fa parte anche del mio lavoro. Ovviamente sono stata una di loro, tantissimi, io faccio la battuta, tantissimi chili fa. Ma non esagerare. Questo mi permette in un certo senso di medesimarmi e di ecco, stare proprio nei loro panni e di essere, come dire, è come se tu le capisci e quindi le guardi con occhi diversi e le tratti, le gestisci con occhi diversi.
Allora, il mondo dello spettacolo è stato il primo ad essere stato chiuso, no? Quindi cinema, eventi, tutto quello che ecco, faceva pensare all'assembramento delle persone. Però la battuta che mi viene facile farti è questa. In questo momento di isolamento in casa, con tutto quello che noi stiamo passando, perché comunque abbiamo alti e bassi e siamo spesso preoccupati, anche se la dottoressa giustamente diceva alla psicologa non ci dobbiamo lamentare e va bene, perché poi anche io nei panni di madre e moglie cerco di non appesantirmi, cerco di, che so, alleviare la giornata di mio marito e dei miei figli, mio figlio si sta dilettando in cucina, quindi per certi versi è come se un po' ci divertiamo. Però quello che voglio dire a tutti gli amici che oggi sono comunque al cellulare da mattino a sera, che è il mondo dello spettacolo che ci sta distogliendo. Perché ci sono tanti amici attori, comici, che si sono inventati dirette, o giornalisti come te, che fanno gag, che pubblicano di tutto di più, e quindi hanno creato tante parodie anche con Conte, con tutti i vari premier, diciamo, del mondo. Perché ormai sul cellulare io non riesco neanche più ad aprirli tutti, tutti questi video che arrivano. Quindi alla fine è il mondo dello spettacolo e con tutti i suoi protagonisti che effettivamente ci sta intrattenendo in questo momento. Quindi siamo sempre e comunque protagonisti. Verissimo, vero, vero. E proprio perché siamo artisti, in qualche modo troviamo sì. sempre la soluzione, anche così, poi, casalinga, pur di mantenere sì, i contatti. Sì. Poi io come me la passo? Allora, sono un cancro caratterialmente, come segno zodiacale, amo molto la casa. Sì. Però ovviamente quando lavoro non me la posso tanto godere, per cui adesso piacevolmente me la rassetto tutta, quindi ho scandito un po' la giornata. La mattina rassetto, faccio le faccende, poi arriva, guardo l'orologio, dico sono le 11, comincio a cucinare, perché ora alzandomi presto alle 12, 12 e mezza noi già pranziamo, invece prima pranzavamo sì. all'una e mezza, quindi verso le 11 mi dedico alla cucina. Per me è un po' più lungo il pomeriggio, perché dopo mangiato ovviamente evito di riposarmi, perché gli effetti del coronavirus mi hanno portato un po' di insonnia, quindi se già non dormo la notte evito di dormire il pomeriggio, per cui guardiamo un po' la TV, facciamo una partita a carte e poi vabbè mi preparo per questa diretta. Ecco, è nata per gioco, però effettivamente mi aiuta, aiuta me e aiuta magari anche gli amici che si collegano e quindi ogni giorno aspettano questo appuntamento delle 19 per scambiarci giusto così un saluto e qualche messaggio della giornata, qualche pensiero. Ma guarda, Carmen, ti confido questa cosa, lo confido a tutti voi, tutte le persone che sono in ascolto. Anche Quarantena Time è iniziato così per gioco. E ci sono dei giorni in cui davvero tra la scuola, l'ufficio, il lavoro online, non è che non mi va di fare le dirette, è diventata una cosa impegnativa. Sì. Purtroppo io... Come cerco sempre di portare avanti le cose nonostante le difficoltà, non voglio mollare proprio perché mi piace l'idea che tanta gente alle 17 è lì pronta per seguire le nostre dirette, perché Carmen, noi pensiamo di fare poco, in realtà tenerci così stretti per mano virtualmente è una grande cosa. Sai cosa mi viene di dirti? Che effettivamente l'ho detto anche io nelle mie, cioè mi dovesse seguire anche una sola persona che ti dice grazie Carmen, perché magari io in questo momento mi rilasso guardandoti, faccio allenamento guardandoti, non so, mi fa piacere. Ecco, alla fine dici, vuol dire che sto trasmettendo del bene a qualcuno. Del resto io in questo momento sto pregando tantissimo, sono stata sempre credente, infatti la mattina mi alzo perché alle 7 per me, diciamo, non mi posso perdere la messa del Papa ogni mattina su Rai 1. Carmen, lo vogliamo dire dove ci siamo conosciute noi due? Sì. Noi ci siamo conosciute a Medjugorje. Sì, nel 2010. Siamo conosciute
a Medjugorje, e vedi come poi a volte i nostri rapporti rimangono così saldi, perché appunto ti stavo dicendo quello che il Papa ha detto la Domenica delle Palme ieri. Ha detto che effettivamente i veri eroi non sono le persone di fama, successo, che hanno i soldi. I veri eroi in questo momento storico sono coloro che riescono a donare a se stessi e agli altri. Quindi magari noi lo facciamo in una forma, poi c'è il medico, c'è l'infermiere, per carità, il politico, che lo fa in altre forme. Oggi ti racconto, no? Io poi, vabbè, quando comincio a parlare mi devi interrompere. Vai tranquilla, non ti preoccupare, ma stai scherzando, allora, vai. Oggi mio figlio è uscito per la spesa e ha trovato tutta la fiancata della mia auto rigata. È un'auto nuova che io ho comprato da poco tempo. Ti giuro, allora, intanto mi fa pena pensare che ci possa essere gente psicopatica, gelosa, invidiosa, che faccia cose di questo tipo, ma in questo momento storico, cioè, non sono assolutamente attaccata al bene materiale, quindi questa persona non mi ha fatto nulla, anche perché lui morirà all'inferno, io brillerò nel cielo come una stella, perché chi ha fede e ha Gesù nel cuore, di certo non mi metto a piangere perché mi hanno rigato la fiancata dell'auto, mi spiace per chi è stato, insomma, non mi interessa nulla, perché in questo momento anche i nostri valori cambiano, assumono un significato diverso, e quindi io credo che ne usciremo cambiati e usciremo dalle nostre case cambiati. Poi chi bene, chi male, insomma, quello è un fatto personale di ognuno di noi. Tu pensa, Carmen, noi che siamo buone nell'animo, saremo ancora più buone. Sì, io di questo non ho dubbi. Noi abbiamo due caratteri molto, molto forti, però non conosciamo la cattiveria. Ecco. Sì, è vero, ma questo secondo me si vede, viene fuori, insomma, anche dalle nostre vite, da quello che noi facciamo. Io ho ospitato in casa una ragazza per 7 mesi, una rifugiata politica che ha avuto anche una breve esperienza nel mondo della moda, e ho avuto piacere di offrirle un letto nella mia casa. Quindi, cioè, poi le cose sono quelle che non si raccontano, ma se ti capita lo dici, affinché possa essere un esempio anche per gli altri. Ma noi lo sappiamo che è un cuore grande. Grazie. Poi io ho lavorato tante volte con te, e le tue ragazze sono come le tue figlie. Io ogni volta che vado ad un evento di Carmen comunque si mangia, perché le ragazze devono fare digiuno, devono mangiare, peso, quindi sono peggio delle tue figlie, lo so, e guarda, lo posso dire. Io, siccome in questo momento ognuno di noi sta ritrovando se stesso anche attraverso delle foto, dei video, tutti quanti stanno pubblicando vecchie cose della propria vita, io sto pubblicando ogni giorno un video del mio canale YouTube, che è Carmen Martorana Eventi, proprio di vecchi lavori, partendo dal 2012-2013, e ti giuro, proprio stamattina ne ho pubblicato uno in cui c'è una modella che ancora è iscritta nella mia agenzia, sono 6 anni, e là io resto un po', perché dico, vedi, cioè, se c'è la modella che ancora aveva vinto una selezione, all'epoca io gestivo Miss Mondo, che dico ancora oggi è con me, e si doveva laureare, ora non so come è andata a finire. Quindi che la prendi veramente bambina, ragazzina, e ancora è con te negli anni, e segui anche le sue tappe della vita legate alla laurea, al fidanzamento, al matrimonio. Ecco, questo a me piace molto, perché poi soprattutto, oltre che essere la tale scout artistica, ciò che mi appaga di più e mi rende felice è esserlo proprio come madrina di vita, ecco, questo sì. Vero, vero. Carmen, tu appunto hai un'agenzia, Carmen Martorana Eventi. Sì. E stai organizzando, stai pensando di organizzare un evento dopo questo? Allora, io diciamo, non mi voglio lamentare, come diceva la psicologa, però sin dall'inizio non ho creduto che noi ne uscissimo presto da questa situazione.
Quindi, siccome penso che resteremo ancora tanto tempo in casa, perché effettivamente i contagi, i decessi sono tanti, poi non ci siamo, come dire, uniformati tutti quanti nel mondo. Noi siamo partiti dopo la Cina, qualcuno ancora non ci crede, tipo la Svezia, che ha ancora negozi, bar e tutto quanto aperto. Quindi qualcuno ci ha creduto in ritardo, tipo Trump, dopo che ha cominciato a vedere tutti i contagi. Quindi io dico, sarà difficile arrivare al contagio zero in cui poi noi veramente... Sì. Cioè, la chiusura di una pandemia è lunga. Scusa, qui è caduta la lampada, un attimo solo. Stavo dicendo, quindi la chiusura di una pandemia è lunga. Per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima di dichiarare chiusa una pandemia, ci mette del tempo, perché ci vogliono almeno 30-40 giorni dal contagio zero. Poi diciamo, la nazione viene messa in osservazione per almeno 90 giorni. Se usciremo, io quello che l'altro giorno ero andata al supermercato, ti giuro, io mi sono emozionata e ho pianto, perché nel mio mondo, che è legato all'estetica, aver visto tutte queste persone con questa mascherina che ti copre, diciamo, fino agli occhi, mi ha rattristato. Ho detto, ma guarda un po', noi veramente, perché abbiamo perso la nostra identità. Abbiamo perso la nostra identità. Io molte volte saluto delle persone senza riconoscerle, cioè non saluto rispondo al saluto per educazione, però non riesco neanche a riconoscerle, perché effettivamente è ovvio, ci protegge, fa bene, dobbiamo indossarla, per carità, non dico questo. Quindi io, per il momento, tornando alla tua domanda, pensare a degli eventi da realizzare in questo momento non ci penso proprio, anche perché io credo che se ci sarà un'attività così come è stata chiusa per prima ad essere riaperta per ultima, sarà proprio il mondo dello spettacolo, perché lì ci sono gli assembramenti e tu sai bene che non si può realizzare un evento senza il pubblico, senza, ecco. Quindi io poi faccio eventi nelle piazze, nei teatri, e quindi vedremo. Nel frattempo noi ci risentiremo sicuramente con un nuovo collegamento. Va bene. Me lo permetterai, Carla? Sì, come no, per me è un piacere. Ci sono tante persone che ti salutano in questo momento. Grazie. Sara Gosciola, buon pomeriggio a tutti. Ciao Carmen, voglio salutare Carmen, che me la ricordo nel Moodoo. E poi c'è il docente Giacomo Giancastro, che dice, conferma, che il pasto è un forte elemento di socialità. Antonio Cardillo, ehi là, la Martorana. Poi Antonio Pappagallo, un grande abbraccio a Carmen, io la ricordo insomma, sì. Parecchi ti ricordano per questo. Giorgio Cadaleta, Carmen, ciao, un forte abbraccio. Ciao, e insomma, ci sono tanti amici che seguono. Bene, sono Carmen, contenta. Io ti ringrazio per il tuo collegamento, sicuramente grazie. Continuerò sempre a seguirti sulle tue pagine, sui social. Grazie a tutti. Grazie, ti abbraccio. Marilena, in bocca al lupo. Saluta tutti i ragazzi. Continua così, ciao. Ciao. Ciao Carmen, grazie. Ciao. Beh, insomma, è sempre bello sentire la voce degli amici, e quindi questo quarantena time, aiuta sempre. Come sempre abbiamo pronto il dottor Giovanni Favuzzi. Buon pomeriggio, dottore. Ciao Marilena. Oh dai, ma non mi chiamare dottore, cioè oramai sanno chi sono Giovanni. Ma infatti guarda, tante persone ci scrivono e ti scrivono, ti salutano, ti ringraziano, a tante attestazioni di stima nei tuoi confronti, e io ti ringrazio personalmente perché fai parte del mio programma virtuale. È un piacere. Allora Giovanni, io parlare oggi? Sì, io volevo farti una domanda specifica, ci pensavo l'altro giorno, ho detto, ma la prossima volta che ci colleghiamo glielo voglio chiedere. Dimmi. Non so se sto dicendo eresia, ma ti chiedo, se noi avessimo mangiato degli alimenti ricchi di vitamina, avremmo evitato il contagio del virus?
Allora, questa è una bellissima domanda di difficile risposta, difficile Ah, ecco. ma al contempo semplice. È una Nel domanda senso che intelligente. assolutamente sì, intelligentissima, Marilena. Allora, ti Vai. spiego. Di questo virus si conosce ben poco e quindi voglio dire, tutte le cose che possiamo dire, immaginare o ipotizzare possono essere giuste, ma al tempo stesso magari possono anche essere non totalmente giuste. Ti rispondo in modo generale perché diciamo che assumere vitamine, mangiare in un certo modo può sicuramente far bene, nel senso che vivere in un buono stato di salute, mangiare in un certo modo, preservare quindi con l'alimentazione il nostro stato di salute può sicuramente, sicuramente farci fronteggiare quelli che possono essere tutti i malanni o tutte le condizioni patologiche, nel senso che se io già vivo di uno stato di malessere legato all'alimentazione, magari ipertensione, ipercolesterolemia, ipovitaminosi e che quindi già vivo in uno stato di malessere, quindi è ovvio che sono maggiormente esposto e maggiormente sensibile a quelli che possono essere i malanni stagionali. Ora, nel caso specifico, se la domanda è se con un buon apporto di vitamina C o di vari sali minerali sarei stato in grado di fronteggiare al meglio il coronavirus, questa è una domanda a cui io personalmente non ti so dare risposta. Penso che sia abbastanza difficile dare risposta, ma se la domanda è se un buono stato di salute legato anche ad una corretta alimentazione ci può far fronteggiare in modo più o meno, in modo, come dire, in modo energico un'eventuale infezione da coronavirus, quello sicuramente. Cioè, se stiamo in una condizione di benessere, è ovvio che fronteggiamo in un modo abbastanza energico, l'eventuale infezione da coronavirus. Perfetto, ma ci sono degli alimenti consigliati in questo periodo particolare, carichi di vitamina? Allora, io faccio un breve cenno, una breve introduzione di carattere generale. Io Sì. sono del parere che più rispettiamo la stagionalità degli alimenti, e meglio è. Perché? Sì. Prima di tutto, che cosa vuol dire stagionalità? La stagionalità degli alimenti è quel processo naturale della maturazione di un alimento, e in particolar modo parliamo di frutta e verdura. Ok, quindi la maturazione naturale di un alimento permette all'alimento stesso di raggiungere il suo massimo contenuto di principi nutritivi e anche il suo massimo sapore. Perché un pomodoro comprato in estate, il sapore è sicuramente diverso da un pomodoro comprato in inverno, coltivato sotto serra e magari sottoposto a un processo di maturazione artificiale. Ok, Sì. e perché si parla di stagionalità degli alimenti? Perché madre natura fa crescere determinati elementi in determinati periodi della stagione, in Ok. determinati periodi dell'anno, nel senso che gli alimenti che crescono in estate sono differenti dagli alimenti che crescono in inverno. Certo. Questo perché l'organismo ha necessità di particolari alimenti e quindi di particolari leggevo il mio amico Mimmo che ha Sì, scritto, Mimmo, Massimo. ti rispondo Ti amo, subito, ti rispondo. dopo la leggiamo insieme. Quindi dicevo, se determinati periodi dell'anno crescono determinati alimenti, tipo in estate crescono determinati alimenti con determinate caratteristiche e in inverno crescono altri alimenti con altre caratteristiche, vuol dire ci sarà un perché. Vabbè. Per esempio, in estate crescono degli alimenti più colorati, ok, e più ricchi di acqua. Questo Sì. perché? Perché in estate la sudorazione è più
cioè abbiamo maggiore sudorazione e quindi dobbiamo con gli alimenti incorporare più acqua e sali minerali. E poi gli alimenti d'estate sono molto più colorati rispetto agli alimenti invernali. Questo perché? Perché gli alimenti estivi sono ricchi di vitamina A. Vitamina A che è fondamentale per la pelle, per la produzione di melanina e che quindi aiuta al processo quando ci esponiamo al sole, quando ci abbronziamo. Okay. Mentre in inverno, mentre in inverno gli alimenti che sono caratteristici di questo periodo, sono fondamentalmente degli alimenti che durante la cottura, permettimi il termine, puzzano. Ricordiamo i broccoli, ricordiamo le cime, ricordiamo i cavoli. Sono degli alimenti che non sono amati dai bambini e anche da molti adulti, perché puzzano. E perché puzzano? Permettimi questo termine brutto. Diciamo che hanno un odore particolare, caratteristico. Perché sono molto ricchi di zolfo. Perché si mettono a cuocere e dunque cacciano, diciamo, la loro acqua non dovrebbe essere cotta? Si altera l'odore? Gli alimenti, i broccoli, i cavoli, le cime, hanno questo odore particolare perché questi alimenti sono molto ricchi di zolfo. Ecco. E sono degli alimenti che crescono in inverno. Questo perché? Perché lo zolfo contenuto in questi alimenti ha un elevato potere disinfettante per l'organismo. Quindi protegge l'organismo ai classici impulsi esterni, ai classici malanni invernali, alla classica influenza, al classico raffreddore. Motivo per cui è molto importante rispettare la stagionalità degli alimenti. Perché se io mangio degli alimenti, tra virgolette, colorati, con un bel colore vivo acceso d'estate, è perché quegli alimenti mi devono proteggere la pelle dall'esposizione solare. Se io mangio gli alimenti ricchi di zolfo, di vitamina C, quali gli agrumi, quali le cime, quali le rape, è perché questi alimenti mi devono proteggere verso alcune impulsi invernali. tipici del periodo invernale. Da non sottovalutare assolutamente gli alimenti che crescono nelle stagioni intermedie, quindi autunno e primavera, perché gli alimenti tipici di questi gli alimenti tipici di questi periodi, quindi autunno e primavera, sono fondamentali per preparare il proprio organismo, per preparare il nostro organismo a fronteggiare al meglio i periodi con un clima più estremo, vedi l'estate e vedi l'inverno. Quindi bisogna rispettare la stagionalità, bisogna assolutamente mangiare prodotti italiani, assolutamente, e bisogna cercare di mangiare i prodotti a chilometro zero. Certo. Ok, quindi Anche perché in Puglia va c'è di benissimo. prodotti da consumare, quindi mi raccomando, chilometro zero. Va benissimo la grande distribuzione con i grandi supermercati, con gli ipermercati, dove i prodotti sono sicuramente top e sono sicuramente controllati e certificati. Ma va anche bene, e io ricordo mio padre che per fare spesa Vito. per fare spesa impiega un Professore sacco di di filosofia, tempo. no, volevo fare una parentesi, dai, tutti lo Sì, ma ricorderanno, certo. professore di filosofia. Mio padre per fare spesa impiega un sacco di tempo perché va a comprare i pomodori dal contadino, va a comprare la cipolla da quell'altro contadino, si fa il giro di mezza molfetta perché ovviamente lui preferisce comprare i prodotti a chilometro zero. E guardate, ora più che in altri periodi, ora dobbiamo aiutare la nostra economia comprando prodotti italiani, perché abbiamo dei prodotti top. Non fa niente che magari costano qualcosina di più, ma abbiamo una qualità sicuramente più alta rispetto ai prodotti di natura estera. Perché mia nonna diceva una cosa in dialetto. E di legnaletto che fa Cinecosnela. più effetto. Certo, Cinecosnela se ad meno lo prezzo. Allora, se un prezzo è un po' più alto, è perché magari non è sempre così.
ma magari la maggior parte delle volte è un prezzo elevato, un prezzo alto, è anche sinonimo di un'alta qualità. Certo. Benissimo, Giovanni, nel frattempo io leggevo i commenti di tutte le persone che ti stanno apprezzando in questo momento. Giuseppe Sì. Vitali, tante belle informazioni, complimenti, dottor Giovanni, chiarissimo. Che bella trasmissione. Poi un tuo carissimo amico Giacomo Giancastro, che lo salutiamo, lo invitiamo quanto prima a prendere parte della nostra trasmissione, sono le basi della nostra tipicità in cucina. E il rispetto dei cicli naturali dei prodotti alimentari sarà una delle leve determinanti per la ripresa economica. E poi, Mimmo Casamassima, Marilena, puoi chiedere a Giovanni come il colecalciferolo può rafforzare la risposta immunitaria? Puoi risponderci? Poi è Allora, troppo complicato. è abbastanza tecnica come, è abbastanza tecnica come risposta, Ma però una prossima sicuramente, puntata. però sicuramente Mimmo comunque è una persona, voglio dire, molto vicina all'ambiente comunque sanitario ed ha una profonda preparazione in tal senso, però sicuramente stimola il sistema immunitario. Però entriamo molto nel tecnicismo e Mimmo, magari ci sentiamo io e te e ti tolgo questa curiosità perché è molto tecnica e potremmo annoiare un po' i nostri amici di Quarantena Time. Però assolutamente sì, Ma Mimmo, assolutamente. ciò non significa che potete porre tutte le domande, ne approfittiamo per della disponibilità del nostro dottore per insomma, cercare di capire come seguire un'alimentazione più corretta in questo periodo. Tornando al virus e chiudiamo, Sì. come possiamo, diciamo, affrontare? Perché ridi? Perché hai letto il messaggio di Perché prima? No. no, 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 perché Beh, ti oramai ringrazio. guarda, Scusami, volevo dire che sorriso. ti ringrazio perché ieri dice che ed effettivamente così ci hai fatto molto emozionare con le immagini di San Giovanni Rotondo. Sì, guarda, ieri poi per l'emozione ho dimenticato di darvi una bellissima notizia. Che però ieri già da qualche giorno girava sugli articoli locali. Sono stati dimessi circa 7 pazienti ricoverati Covid positivi. Sono stati finalmente dimessi e le rianimazioni stanno, grazie a Dio, stanno respirando un po' perché si sono, grazie a Dio, liberati dei posti letto e quindi stiamo piano 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 Benissimo. piano. Respira, però ragazzi, mi Ma raccomando, non non dobbiamo, vogliamo. esatto, non molliamo proprio adesso e non dobbiamo abbassare la guardia proprio adesso. Ma lo Altrimenti sapete, lo sai perché? Ma lo cioè. allora, ora è il periodo più difficile, lo sapete perché? Perché tra un po' arriveranno e stanno già arrivando le belle giornate e la voglia e la tentazione di andare in giro ci sarà, inevitabile. In più abbiamo l'incentivo, perché diciamo, dai, la situazione va sempre meglio, va sempre migliorando e quindi la voglia di uscire, di disattendere alle indicazioni, di rimanere a casa e di mantenere la distanza sociale di 1,5 metri, e sarà sempre più difficile mantenerla. Però noi italiani, soprattutto noi del sud, che siamo bravi a stringere i denti e abbiamo. Fa parte della nostra cultura, l'arte dell'arrangiarsi, dobbiamo stringere i denti, arrangiarsi, tra virgolette, in casa e a farci piacere la Pasquetta in casa, farci piacere la Pasqua in casa e farci piacere anche qualche bella giornata trascorsa in casa e magari sul balcone a prendere la prima tintorella di questa stagione 2020. Nicola De Candia, il nostro farmacista di fiducia di Quarantena Time, che prossimamente si collegherà nuovamente con noi, ti saluta e dice che è riuscito ad ascoltarti nonostante l'ora del lavoro. Anche Sì, perché, vi anzi. riallaccio a quello che hai detto prima,
Quando supereremo questo batosta, ogni giorno sarà Pasqua, Pasquetta, 1º maggio, ogni giorno sarà festa. Quindi dobbiamo avere pazienza adesso per festeggiare tutti i giorni. Mari, posso fare un breve accenno, poi se mi dilungo mi stoppi tu. Posso fare un breve accenno a quello che ha scritto l'amico Giacomo Giancaspro? Certo. Loro, chi si occupa di cucina, chi si occupa di elaborare un piatto, chi si occupa di coccolare un alimento sul fornello, hanno veramente una grande responsabilità, due grandi responsabilità. Una, chi cucina, chi elabora un piatto, chi inventa un piatto, chi riporta un piatto tradizionale della nostra cultura alimentare. E uno, chi cucina, ha la prima responsabilità è quella di tutelare al massimo le caratteristiche nutritive di un alimento. Due, sono per noi che abbiamo la dieta mediterranea, sono i fautori della nostra cultura alimentare. Se noi siamo conosciuti per lo spaghetto al pomodoro, per la pizza, è grazie a loro che sanno fare, sanno valorizzare un certo tipo di pasta, un certo tipo di pomodoro, un certo tipo di aglio, un certo tipo di mozzarella. Quindi la nostra cultura alimentare è vero che si basa su chi produce determinati alimenti, ma è anche vero che è affidata molto all'immane di queste persone, perché quando viene qui da noi un tedesco, un inglese, un americano e chiede uno spaghetto agli olio, serve chi produce un buon grano, chi produce un buon olio, chi produce un buon aglio, ma servono anche delle mani esperte, delle mani competenti che devono coccolare il prodotto sui fornelli per valorizzarlo al massimo. La qualità, esaltarne la qualità, giustissimo, sono d'accordissimo con te. Assolutamente. Grazie infinite Giovanni per questo collegamento, come sempre chiaro e così disponibile. Avremo modo di risentirci ancora. Quando vuoi. Grazie, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a voi, arrivederci. Grazie. E adesso con noi la nostra giornalista inviata ufficiale, eccola qui, stavo sbagliando collegamento, ho bisogno di un Paola Copertino, è qui per noi, buon pomeriggio Paola. Buon pomeriggio Marilena e un saluto ai tuoi ospiti, ma soprattutto un grazie, grazie grande a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando, perché abbiamo toccato veramente numeri importanti, bisogna dire che tanta gente è collegata e quindi è veramente un numero considerevole e non possiamo altro che fare che ringraziare da parte mia, penso anche da... Dimmi. Come sei buona oggi? Dove devi andare? Ancora al balcone. Però nel giardino passano le persone. Perché facciamo tante visualizzazioni e tu hai detto vai fammi mettere tutta carina, chissà, trovo la persona. Vai come te, dai. Dai, sto scherzando. Allora Paola, andiamo avanti. Allora, diamo qualche notizia utile. Io in questi collegamenti sto poco curando i numeri perché ci sono un po' di discrepanze fra i numeri che danno il sindaco, che risultano quelli su Molfetta, e quelli che invece risultano per quanto riguarda la regione, perché loro vedono anche chi non è residente, ci sono queste, quindi io preferisco dare i numeri soltanto locali, almeno rimaniamo sul sicuro, perché qualcuno dice ma non corrispondono i numeri, perché se sono risiedono da altre parti, se sono soltanto passati, i numeri non corrispondono proprio tutti. Adesso diamo una notizia utile che si riferisce a stasera. Circa 40 trattori scenderanno per le strade di Molfetta per sanificare l'intero territorio cittadino, con soluzione perfettamente in linea con le disposizioni vigenti. Gli agricoltori di Molfetta quindi fanno ancora una volta squadra. Le operazioni sono già in corso e si protrarranno fino a notte fonda. Si è iniziato infatti con l'area industriale, con gli ingressi alle zone dei market, dei grandi supermercati, poi dalle 19:30 si passerà al centro cittadino.
Gli interventi saranno coordinati dal dirigente del settore ambientale Enzo Valducci, dall'assessore Mariano Caput, che si avvarranno anche della collaborazione delle polizie locali, delle guardie campestri e delle associazioni di categoria e di volontariato. L'assessore ringrazia ancora una volta Coldiretti per la disponibilità e la generosità nel risolvere tante situazioni anche di emergenza alimentare. Anche loro stanno contribuendo. Fra le belle iniziative di oggi segnaliamo anche la messa all'asta di tante maglie sportive da parte del giocatore malfettese Vito Greco, il calciatore uno dei migliori per quanto riguarda la storia di Molfetta, il cui ricavato della vendita delle sue maglie sarà donato a chi è in difficoltà. A curare l'asta sarà Leo Binetti, il ricavato sarà devoluto alle famiglie molfettesi che hanno bisogno, un altro bel gesto in tempo di coronavirus. Bel risultato anche per quanto riguarda il Ser Molfetta, ma soprattutto un ringraziamento a tutti coloro i quali stanno contribuendo. Hanno infatti raggiunto la ragguardevole cifra di 4.200 euro, ancora una volta vengono utilizzati per comprare dispositivi di protezione individuale, perché loro sono in prima linea e hanno bisogno di questo. Le donne italiane ancora si riscoprono, l'abbiamo visto ieri che era domenica delle Palme, sempre più brave in cucina. L'emergenza coronavirus ha messo in luce il talento delle mamme, nonne, ma soprattutto delle professioniste che, impegnate spesso fuori casa, dedicano meno tempo ai fornelli. Quindi con più calma hanno avuto la capacità di mettere a frutto tutte le loro doti. Stanno infatti postando dai primi piatti ai dolci, dalle focacce alle paste, alla pasta fatta in casa, dedicandosi con amore a quest'arte che nell'Italia è veramente di cui siamo orgogliosi, come parlavamo prima, di cucina. E quindi le mamme e le donne hanno riscoperto anche il piacere e la gioia di stare in cucina, un po' costrette, ma tanti si sono scoperte veramente delle brave cuoche. Anche per chi non lo sapeva, forse. Sono felicissime di avere i propri figli a casa e poter deliziare loro con delle loro specialità. E continuiamo con gli operatori delle forze dell'ordine, insieme al Vescovo hanno salutato e ringraziato a sirene spiegate, come ci ha fatto vedere Giovanni, i medici, gli infermieri e il personale sanitario, e stanno postando che stanno prestando la loro professionalità con dedizione e sacrificio in questa emergenza mondiale, anche abbiamo visto nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Grande la commozione che ha suscitato il gesto e di forte impatto emotivo, ma non si contano anche i flash mob anche davanti al Giovanni XXIII, l'Istituto dei Bambini, ma tante situazioni dove i volontari stanno facendo sentire sempre più la loro vicinanza. E un'altra notizia carina, questa volta che ci viene, è collegata al liceo classico di Molfetta. Nicoletta Corrieri è stata un'alunna del liceo classico, una di quelle che ha voluto da sempre diventare medico. Laureata a Bari, specializzata a Milano, cardiologa presso il Centro Cardiologico Montino, ora dirottata a combattere in prima linea il Covid-19. Ha rivolto alcune raccomandazioni e un appello agli istituti da lei frequentati una decina di anni fa, proprio l'istituto, il liceo classico di Molfetta. Salutiamo Nicoletta Corrieri. La professionista racconta il suo percorso partito proprio da Molfetta ed esorta i giovani a resistere e a combattere questa guerra contro il nemico invisibile. Li esorta ad usare la tecnologia per apprendere, per rimanere in contatto e per sentirsi parte della loro classe. Rivolge a loro l'appello di rimanere in casa anche con le belle giornate, come dicevamo, per proteggere nonni, i genitori che sono i più fragili. Bisogna infatti scongiurare quello che è successo al nord e lei l'ha visto in prima linea. Se non si vive se non si prova sulla propria pelle, non si ha idea di quello che succede e non si può nemmeno immaginare, perché sentirlo raccontare è un'altra cosa. Chiede quindi questa prova di maturità, dimostrando che fra i liceali e il liceo, insomma, non solo forma dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista umano. E quindi chiede a tutti di essere cittadini, modelli e responsabili. Benissimo. E quindi
L'ultima notizia, un calo di casi di un giorno non è significativo dal punto di vista epidemiologico, ma è comunque un buon segno, e questo insomma si verificherà e si valuterà nei prossimi giorni, come dice Emiliano. Abbiamo fiducia, però non dobbiamo abbassare la guardia, quindi lo dice il presidente Emiliano, alle notizie del dimezzamento o comunque della diminuzione dei casi registrati in questi giorni, ma per capire se la curva dei contagi è in discesa, bisognerà quindi valutare questi giorni e sapere poi l'esito dei tamponi che si stanno facendo, si sono fatti nei giorni precedenti. Quindi noi vi ringraziamo, ti saluto, Marilena. No, diamo Paola, io non voglio, io oggi voglio fare così, un'improvvisata. Voglio rimanere ancora con te e annunciare insieme a te, visto che la conosci benissimo, il nostro prossimo ospite. Ah, a me fa piacere. Anzi, mi farebbe piacere rimanessi con noi, visto che la conosci abbastanza assolutamente bene. Assolutamente sì. Vuoi che lo dica... presentare, la presento io. Allora, si tratta di Pina Catino, presidente del Club UNESCO di Bisceglie, a cui sono particolarmente legata perché lei mi ha anche riconosciuto, diciamo, un riconoscimento per aver diffuso la cultura, perché come ti dice, nessuno è profeta in patria, insomma questo riconoscimento l'ho avuto su Bisceglie, ma mi fa particolarmente contenta perché io sono da 25 anni che sono giornalista. Tra poco festeggio questa data importante e diffondere la cultura, comunque i valori o le notizie positive sul territorio fa sempre piacere. Pina Catino. Pina è una Catino. Eccola qua. Buon pomeriggio a tutte. Ciao. E buonasera al mondo globale che ci sta ascoltando. Infatti bene. Sono tanti a seguirci anche oggi. Buon pomeriggio Pina. Ciao. Ciao, buon pomeriggio a te, Marilena, sono felice di conoscerti finalmente e quindi grazie a Paola per questo incontro. Dimmi tutto, ti ringrazio anche sempre per dare tanta diffusione alle nostre attività, alle nostre azioni, perché poi la base è proprio di un'informazione di qualità importante, quindi ne approfitto per ringraziare Paola, ma tutti i colleghi di Paola che sostengono le attività proprio con i loro articoli, perché la comunicazione è importantissima, lo è sempre stato, in questo momento è al numero uno. Io ho ascoltato gli interventi precedenti e faccio un plauso a tutti gli intervenuti, perché veramente ho condiviso in pieno tutto quello che hanno detto, partendo dalla psicologa, ma anche dall'artista. Poi per l'UNESCO l'arte, proprio nella sua molteplicità delle sue accezioni, proprio il medium importante per l'avvicinamento delle culture e per un dialogo soprattutto, e in questi giorni chiusi diciamo in casa, però è molto importante, ecco, ripeto, leggere un buon libro, preparare, ecco, abbiamo parlato di dieta mediterranea, quindi abbiamo ripreso quello stile di vita che un po', insomma, avevamo trascurato e che trascuriamo con i nostri impegni sempre fuori casa. Ecco, riapprezzare quello che normalmente si fa 15 giorni l'anno in ferie, però è molto importante. Noi come Club UNESCO, dimmi. Infatti io volevo... Dovevi farmi una domanda. Sì. Io volevo appunto che parlassi delle vostre attività. Allora, noi non abbiamo avuto un momento di stasi, abbiamo continuato a lavorare e tutto quello che avevamo programmato, perché noi ogni anno dobbiamo presentare la programmazione della Commissione Italiana per l'UNESCO, e quindi anche da casa, sempre con l'hashtag, no? Io resto a casa, perché abbiamo lavorato tantissimo, come? Coinvolgendo tutte le risorse umane e le nostre amicizie tra scienziati, ricercatori, per poter produrre queste attività tramite la relazione, cioè quello che loro avrebbero dovuto dire
deviso, insomma, ecco, in un evento pubblico, invece fornendoci questa relazione noi abbiamo potuto pubblicarla, quindi tutti possono leggere sia sulla pagina Facebook del club oppure sulla pagina della Federazione Italiana. E tutte queste attività che abbiamo posto in essere, anzi noi abbiamo iniziato proprio stando a casa con tre giornate particolari che ricorrono in marzo. Beh, il 20 marzo, giornata mondiale della felicità. Beh, immaginiamo ora, nella consapevolezza di quello che sta accadendo oggi con l'umanità, parlare di felicità insomma non è stato facile. Però tutti i nostri soci, soprattutto poeti, scrittori e o artisti, immediatamente hanno dato la loro disponibilità. Poi Paola ne sa qualcosa perché è anche, insomma, ha scritto un bellissimo articolo proprio per sostenere sia la giornata mondiale della poesia. È molto importante come dire, celebrare queste giornate internazionali, perché intanto non è soltanto in quel giorno che bisogna naturalmente mettere in evidenza una determinata giornata, che possa essere quella del libro, dell'acqua, della poesia o altro, o dei diritti umani, ma perché in quella giornata particolare si educa sempre alla qualità, e soprattutto si parla al pubblico, ma non soltanto al pubblico, il pubblico inteso anche come governi. Io ricordo agosto 2016, e il 12 agosto 2016 ricorre la giornata mondiale della gioventù per noi come organizzazione delle Nazioni Unite, mentre per la Chiesa Cattolica è il 1 gennaio. Bene, noi siamo riusciti, grazie a delle forze culturali importanti di Biceglie, volevo fare il nome, Francesco Brescia, che all'epoca era il vicepresidente della Proloco di Biceglie, a coinvolgere tutte le associazioni giovanili. Ora, un 12 agosto è una giornata, è una data particolare, eppure con questo entusiasmo e anche con la pubblicazione di un atto che noi abbiamo fatto di libri, siamo riusciti a parlare al mondo intero. Ci sono stati molti contributi, molti saggi, e questo è molto importante perché ci studiano. Infatti le Nazioni Unite, cioè, studiano a secondo delle attività che noi facciamo e conoscono anche i nostri territori. Per esempio domani ricorre una giornata molto importante, la giornata mondiale della salute. E immaginiamo, io ho sentito il dottore prima, certo si parla di dieta mediterranea, di cibi, però alla base di tutto c'è l'igiene. E immaginiamo naturalmente a livello globale tutte queste nazioni e questi territori laddove purtroppo mancano proprio le basi elementari di questo. E insomma, comunque, ecco, ripeto, noi come club, non soltanto come Biceglie, ma a livello italiano ci sono molti club, stanno proprio lavorando virtualmente e comunque facendo azioni anche da un punto di vista di solidarietà umana. Ecco, stanno facendo anche raccolte, per esempio c'è il club di Galatina che ha coniato un codice IBAN per poter raccogliere aiuti e per poter poi, ecco, insomma, sempre profondere in beni assistenziali come oggi, insomma, ecco. Poi ogni club, comunque, a secondo del territorio dove vive, insomma, si sviluppa determinate qualità. L'UNESCO come organizzazione delle Nazioni Unite, appunto, educazione, scienza, cultura, no? Che poi costituiscono l'acronimo dell'UNESCO, di programmi ne ha tantissimi. E noi, insomma, ecco, ripeto, sempre a secondo di come risponde il territorio, dalle risorse umane, portiamo avanti i nostri progetti, i nostri programmi. Biceglie mira soprattutto ad un'educazione di qualità, e lavoriamo molto, poggiamo la nostra conoscenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Lavoriamo tantissimo, e l'anno scorso un esempio bello è stato quello di essere invitati da un polo liceale di Monopoli, perché abbiamo trattato, essendo l'anno internazionale della chimica, ogni anno, no, è definito da un anno particolare su una determinata tematica, abbiamo parlato di tatuaggi. Ecco, quindi
come prevenzione, ecco, insomma, di farli, sì, certo, perché a me piacciono, però, ecco, di stare attenti, di informarsi su che cosa viene inoculato, insomma, ecco, di fare attenzione, quindi prevenzione. E non ti ho dato modo di farmi nessuna domanda. Guarda, va benissimo così. La cultura è una leva trainante del turismo e in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Giustissimo, ringraziamo il professor Giacomo Giancaspro per la sua riflessione, siamo assolutissimamente in linea con i suoi pensieri. Pina, io ti ringrazio per quello che fate per tutti noi, per la cultura che diffondete. Noi abbiamo fame di cultura, fame di sapere, e sono felicissima che ci sono nel territorio queste realtà come le vostre. Francesco Sinigaglia chiediamo alla Presidente se fosse possibile raccontare l'importante e avvincente storia della nascita del club per l'UNESCO di Biceglie. Ah, allora, intanto, sarà stata telepatia, perché in effetti volevo ringraziare i giornalisti, soprattutto, ecco, Sinigaglia, Cinzia Montedoro, insomma, i giornalisti di citare tutti. Come nasce il club UNESCO di Biceglie? Beh, nasce da una sfida. Io mi sono sempre occupata e mi occupo ancora di umani, tutela, salvaguardia e conservazione, no, del territorio. L'ho sempre fatto tramite delle mostre documentarie. Una mostra che si chiamava Orizzonti d'acqua per la tutela dell'oro blu, vengo a conoscenza di un programma del decennio per la pace, laddove candidare un bene della propria, che fosse ritenuto, ecco, zona di aggregazione, venisse coltivato, cioè contenuto come se fosse un testimone di pace. Allora faccio subito una telefonata ad amici e dico: abbiamo questa possibilità, vogliamo candidare il nostro dolmen, la Chianca, come testimone e messaggero di pace? Immediatamente tutti mi dicono di sì, per cui noi facciamo domanda, costituiamo il Club UNESCO, che vive chiaramente un anno come comitato, subentro io poi come presidente, andiamo avanti questa candidatura, frutto di 40 anni di studio del professor Luigi Palmiotti, presidente di Archeoclub, che chiaramente vi fornisce molto materiale, ma anche Luca De Ceglia, il nostro giornalista, no, della Gazzetta del Mezzogiorno, mi dà del materiale, e poi unisco tutta la mia esperienza trentennale a livello internazionale di tutti questi luoghi sul megalitismo. Bene, nasce così il Club UNESCO di Biceglie, per questa grande voglia di voler valorizzare questo messaggio di pace. E siamo qui, sono 11 anni, quindi non pensavamo che potessimo arrivare a questo traguardo, e siamo proprio in fase di bozza, perché stiamo per pubblicare il quaderno degli atti di questo volume, su questo riconoscimento di questo nostro monumento messaggero di pace. Ecco, e quindi penso di aver risposto alla domanda di Francesco. Posso salutare anche Francesco Leone, che è uno dei vostri più attivi soci del club dell'UNESCO, che ha pubblicato Franco Leone è qualcosa. Intanto sì, è un poeta, è un grande nostro membro molto attivo del club, e proprio in occasione della giornata mondiale della poesia veramente è stato illuminato, ha scritto una poesia proprio sul Covid, molto bella. Mi dispiace, non sono preparata, perché altrimenti ve l'avrei letta, ma lui ha riportato indietro alla battaglia di Cannes, che poi, insomma, ecco, la nostra Puglia si è risollevata e tutto. È un periodo molto critico, io anche come mamma, Paola lo sa, lo sto vivendo a batticuore, non soltanto a livello, ecco, ripeto, sempre globale, ma avendo, ecco, un figlio, un nipotino, il mia nuora su proprio nel focolaio d'Italia, insomma, dove mi raccontano che purtroppo
insomma, c'è come dire, da essere preoccupate, da non dormire la notte, perché lì ogni 10 minuti autoambulanze cremano purtroppo i morti, e questa linea che si alza sempre, sia per quanto riguarda le persone che guariscono, ecco, bisogna dirlo questo, ci sono pochi decessi, però purtroppo c'è ancora incoscienza, non rimangono in casa, escono, ecco, e quindi un messaggio che vogliamo dare è veramente restate in casa proprio per il bene, non soltanto verso noi stessi, ma proprio per gli altri, perché soltanto così lo si può sconfiggere. Combattere. Pina, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per questo intervento, e la prossima volta magari leggiamo quello che insomma desideravi leggere. Lo facciamo con immenso piacere, ci colleghiamo a noi. Posso cercarla, la vorrei leggere perché è molto bella. C'è un altro collegamento? Sì, lo rifacciamo prossimamente, perché adesso abbiamo il nostro ospite, il prossimo che è già pronto, e abbiamo esaurito più o meno i minuti disponibili per tutti gli ospiti. Io ti ringrazio, dammi la possibilità di ciao. Ciao Paola, ciao a tutti. Ciao. Grazie, buon pomeriggio. Paola, io ti ringrazio di vero cuore per tutto quello che fai per Quarantena Time, e insomma ci diamo l'appuntamento domani, va bene? A domani. Un saluto a tutti. Grazie Paola, grazie. E adesso il nostro prossimo ospite, la chiamiamo per ultima, lei è una donna, perché lei è un'artista, come ben sapete, in questo programma lo chiudiamo dedicandolo a 360 gradi all'arte. Volevo scambiare due chiacchiere con lei. Buon pomeriggio, Vanessa, ciao, wow, ciao Vanessa. Io non ti sento. Allora, abbiamo qualche problema con l'audio. Tu mi senti? Mi senti? Allora facciamo così. Io ti reinvio il link e clicchi su quel link. Facciamo così? Ok. Allora, signori, dobbiamo avere solo un po' di pazienza diretta, riprese, ma facciamo tutto in maniera live. Proviamo a ricollegarci con Vanessa, che era pronta già da un bel po', io la vedevo lì dietro le quinte, perché noi abbiamo dietro le quinte in questo programma, facciamo le cose per bene. Ecco qua, allora un attimino soltanto, e poi nel frattempo magari vediamo se la sentiamo. Ok, vediamo un attimino. Vanessa, ci sei? Vanessa? Io non ti sento. No, Vanessa, prova a cliccare. Tu mi senti? Ok. Ti ho inviato un altro link. Prova a cliccare su quello. Noi non demordiamo assolutissimamente, dobbiamo riuscirci. Che cosa? Ok, facciamo così. E poi, Vanessa? Aspettate, ce la facciamo. Ok, allora, vediamo se adesso riusciamo.
un po' di pazienza. Vediamo se ci senti. Mi senti? Vanessa? Io ci sono, c'ero prima, ci sono ora. Mi senti? Mi senti? Non so. Eccoti! Oh, ti sento! Ce l'abbiamo fatta, meno male. Ce l'abbiamo fatta. Buongiorno. Buon pomeriggio, Vanessa. Buon pomeriggio. Buonasera. Come stai? Bene, bene. Mi dispiace per questo contratto. Problema, però l'importante Vanessa, è che ora non ce l'ha fatta. Ora non ti senti? Vedo. Mi eccoci, senti? Eccoci. Ti vedi, ti sento benissimo. Sì. Mi senti? Ok. Sì. Ciao Vanessa. Non so che comunque cioè, abbiamo. Mi sento a tratti. Anch'io, ora ti sento e ti vedo bene. Sì. Mi senti? Sì, però effettivamente non ti vedo bene. Nel senso che ti vedo a tratti anch'io. Non so perché. Non riusciamo a collegarci con Vanessa. Proviamo nuovamente. Nel frattempo io saluto Giorgio Gadaleta, buon pomeriggio Vanessa De Nicolò, bravissima cantante, buon pomeriggio Marilena, Lucia da Giovinazzo. Ho voglia di parlare con te Lucia, nei prossimi giorni ci colleghiamo perché tu hai un'attività e tutti apprezziamo le tue pizze, quindi prossimamente voglio collegarmi con te e anche con la mia amica Pasqua della pizzeria Bodi Molfetta, che è una timidona, dall'inizio mi ha detto non mi coinvolgere, però io lo faccio adesso pubblicamente. Paola, Pasqua, ti voglio qui. E poi chi altro c'è? Anna La Sorsa, un abbraccio dottoressa Vilardi, nella speranza di abbracciarla dal vivo. Insomma, siete in tanti a collegarvi anche oggi. Allora, riproviamo, vediamo se riusciamo a collegarci nuovamente con Vanessa. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Io volevo sentirla per sapere come sta trascorrendo questo periodo, cosa sta facendo. Noi la ammiriamo tantissimo perché la conosciamo da tantissimi anni, noi pugliesi, perché è stata una delle attrici più amate della sitcom La Very Strong Family, ma poi lei è cresciuta, è diventata un'artista tutto tondo, una grande cantante, e devo dire che io sono rimasta, ci sto provando, va bene, non preoccuparti, ti aspettiamo Vanessa, tranquilla. È diventata un'artista tutto tondo, una bravissima cantante, e dicevo, qualche anno fa mi ha piacevolmente sorpresa, perché lei è una di quelle donne forti, determinate, intraprendenti e anche una brava cantante. E la seguo tantissimo sui social, io sono social, non so se l'avete capito. Bisogna farne sempre buon uso, ovviamente. L'ho ammirata tanto, la seguo tanto, e dunque mi faceva piacere sentirla oggi, averla qui con noi. Non dimentichiamo che oggi è lunedì santo, e infatti Mimmo Casamassima ci dice: mi raccomando, non dimentichiamo questo. Mimmo, stai avendo difficoltà questi giorni ad addormentarti? Perché Mimmo è uno di quelli che ha problemi di insonnia la notte, e tante volte ci scriviamo, commentiamo queste giornate così tristi, piene di angoscia, perché ragazzi è vero che questo è un programma dove vogliamo trasmettere la positività, ma io personalmente mi sento vicino a tutti voi, perché è inevitabile pensare a quello che sta accadendo adesso in questo momento storico della nostra storia. Vorrei provare nuovamente a mettermi in contatto
con Vanessa. Clicca qui, ecco, in diretta vi faccio vedere proprio come ci colleghiamo noi. Vi ho chiesto di cliccare sul link aggiornato, ma ci riusciremo. Voglio essere fiduciosa e positiva, ci riusciremo. Beh, ragazzi, cosa mi volete raccontare nel frattempo? Vi piace questo programma? Lo seguite in tanti, lo sapete? Siete veramente in tanti. Io l'ho detto prima con Carmen, ci sono delle giornate in cui faccio fatica, ma non perché non vorrei essere in collegamento con voi, però mi sono finalmente organizzata con la scuola, con l'ufficio Unipolsai, saluto tutte le mie colleghe dell'ufficio e quindi tante volte è pesante, però eccoci Vanessa, ci sei, ci siamo adesso. Sì, sì, ci sono, ti sento. Sto avendo evidentemente problemi di connessione, perché a volte perché l'immagine va, però poi sparisce l'audio, non so perché, però se adesso ci siamo... Vanessa, non preoccuparti, guarda, è apprezzatissimo da tutte le persone quello che facciamo ed è anche bello che vedano come mettiamo su questo programma Homemade e davvero... Ci fa piacere la spontaneità di questo programma, bellissimo programma ci dicono. Sì. Quindi va bene anche che ci siano problemi di connessione, fa parte del gioco. Vanessa, innanzitutto come stai? Io sto bene, diciamo tutto bene. In realtà in qualità d'artista sto cercando di fare il più possibile in casa per non mettere da parte questo mio lato che tra l'altro prevale nella mia vita, però diciamo di sì, dai. Io mi sono sentita la settimana scorsa con mamma, le ho fatto tanti complimenti perché tu e tuo fratello siete delle persone, bravissimi ragazzi, e poi vi apprezzo tantissimo. Grazie. Come artisti. Io qualche anno fa, e ora lo raccontavo ai nostri amici collegati, mentre cercavamo di metterci in contatto, ho scoperto che oltre ad essere diventata una bella ragazza, perché siamo cresciuti tutti insieme a te, sei diventata una grande artista. Grazie, sei molto gentile Marilena. Diciamo che negli anni non mi sono fermata, ho continuato a studiare, a coltivare le mie passioni parallele. Perché sono anche un quindi in realtà l'arte ce l'ho più o meno tutto toccando. Brava, bravissima, quindi sei artista tutto tondo come avevo detto prima. Brava Vanessa, bravissima, sei creativa. E io però ti apprezzo tantissimo come cantante, ti seguo tantissimo sui social, metto sempre i like a tutte le canzoni, i video che fai. Nell'attesa comunque di ascoltarti dal vivo, io ovviamente ti dico che quando esce un disco, quando hai un evento particolare che vuoi diffondere in modo tale che siamo in tanti a seguirti, più di quelli che siamo già, tu avvisaci sempre, avvisami sempre. Io lo faccio con molto piacere, ti sponsorizzo, anche se non hai bisogno di essere sponsorizzata, però diffondo il più possibile i tuoi eventi. Lo faccio con immenso piacere. Grazie. Ovviamente in questo periodo è al di là del può fare con qualche diretta live o qualche bellissimo e qualche altra intervista in qualche altro programma, non si può fare di più. Abbiamo realizzato insieme ai miei musicisti qualche tempo fa un brano famosissimo di Alex Ritchie che tu tra l'altro hai condiviso qualche giorno fa, proprio quando l'ho pubblicato, fare il videoclip ufficiale in questi giorni, però ovviamente non è stato possibile, quindi abbiamo pure noi creato una versione homemade del videoclip, più che altro per far uscire il brutto e interpretare a nostro modo Ritti, non volendo emulare nessuno e non volendo assolutamente far paragoni, abbiamo voluto più che altro dare una nostra interpretazione del brano, e dicevo appunto al di là di questo purtroppo si può fare ben poco, quando e speriamo presto riusciremo a venire fuori, a venire nel capo, questo è premura informare delle cile, come diceva
tema. No, ecco, ti vedo, ti sento, ti vedo. Mannaggia, abbiamo perso Vanessa, ma solo per qualche secondo, il tempo di ricollegarsi qui con noi. Appunto il mondo dello spettacolo ovviamente è fermo e Vanessa stava raccontando che si sta organizzando insieme ai suoi musicisti, ai suoi colleghi per ripartire alla grande e in forma, perché ragazzi questo dobbiamo fare, in questo periodo ce l'ha consigliato anche, è caduta la linea, non preoccuparti Vanessa, riproviamo. In questo periodo deve servirci per prepararci, per studiare, e dobbiamo prenderlo come un'opportunità per ripartire più forti di prima. Vediamo se Vanessa è collegata con noi. Vanessa, io ti sento. Tornata. Eccoti. È cattiva ricezione, io non so perché, eppure ho sempre fatto le dirette. Mannaggia la miseria della linea. Non so perché, davvero non so perché, mi dispiace. Facciamo una bella cosa. Ah, mi è venuta un'idea. Vanessa. Io vorrei provare a fare una video. Vediamo se ci riusciamo. Eppure prima abbiamo fatto una piccola prova e ci siamo riusciti. Vanessa? Aspettate, ora troviamo una bella soluzione. Avete fretta, no? Vanessa, scusami, ma tu ti colleghi dal computer? Vogliamo provare col telefonino? Non ti sento. No, sto provando a... Aspettate, facciamo questa cosa. Abbiate un po' di pazienza. Allora. Allora, facciamo così, dai. Vediamo. Il vecchio sistema che utilizzavamo i primi giorni con Quarantena Time. Si vede. Vediamo se risponde Vanessa. Vanessa? Sì. Ho pensato di fare così questo collegamento. Quindi siamo in diretta così? Sì, aspetta. Beh, ti piace? Bellissima, bella cucina. Grazie. Allora, questo, tu mi senti bene? Sento benissimo. Ok, questo benissimo. È il vecchio sistema. Noi quando abbiamo iniziato 21 giorni fa a trasmettere Quarantena Time, utilizzavamo questo sistema. Cioè praticamente mi vedono dal tuo cellulare. Bravissima, ti piace? Però io un altro tentativo lo farei, perché ho cambiato le cuffie, perché insomma vorrei... Perché io devo fare le cose diverse dagli altri? Brava, dai, e allora dai. Io voglio fare le cose come si deve. Hai ragione, male che vada ci sentiamo così, però un altro tentativo lo facciamo. Bene, ok, a tra poco. Sì, un po' di pazienza, assolutamente sì, siamo qui. In ogni caso abbiamo il piano B, riproviamo col piano A.
Abbiamo già preparato il piano B. Dovete avere solo un po' di pazienza. Vi dico, eccola, eccola, Vanessa, ha cambiato le cuffie. Oh, detto... Finalmente, sì, ho cambiato le cuffie. Avevo le cozze perché volevo fare... Ma è caduta poi... Marilena, mi sa che stanno tirando i piedi per questa diretta. Ma no, te cade il cellulare. La lampada. A me non funziona. La lampada. Lo so, sei su scherzi a parte. Ce l'avevo fatta, avevo la stuante. Allora, volevo fare la figa con gli AirPods, no, però evidentemente sono... non andavano bene. Questo si chiama quarantena time, non esistono, vedi io come sto, guarda, ti faccio vedere. Ma io le ho niente, qua hai abolito qualsiasi tipo di figaggine, ecco. No, vabbè, non ho parole, veramente. Comunque, al di là di questo. Guarda, ci tenevo tantissimo a sentirti. No, ma anche io ci tenevo a sentirmi, perché non mi sentivo nemmeno io, questo è il problema, mi sentivo un po', non lo so. Vabbè, l'importante è che ce l'abbiamo fatta. Allora, quello che stavo dicendo prima è che al di là di quello che poi ci è dato fare con internet, con la connessione che va e che viene, come abbiamo appena visto, in realtà c'è ben poco. Quindi, dal punto di vista artistico, sì, quando e se finirà, spero il prima possibile, questo problema che ci sta distruggendo proprio da tutti i punti di vista, certo, il mio settore è un settore che purtroppo riprenderà molto lentamente, perché sì, almeno nel mio campo, io grazie al cielo faccio tanti matrimoni e lo faccio ormai da tanti anni, cioè sono gli assembramenti più grandi in realtà questi, quindi in realtà sarà veramente difficile che la gente abbia anche lo spirito poi di fare festa, di stare insieme agli altri. Qualche giorno fa mi è arrivato un video bellissimo di persone tutte imbracate con mascherine, guanti, e stavano ballando. Quindi magari i matrimoni 2021 saranno tutti così. Non spendiamo soldi nei vestiti, nei capelli, nelle scarpe. Saremo poi tutti uguali, belli e brutti, tutti, esatto, uguali. Non esisterà distinzione. La facciamo vestire di nero però, perché tutti i bianchi facciamo, esatto, entrare. Beh, sai che bello, dai, un matrimonio particolare. Però effettivamente, esatto, esatto, è vero, Vanessa, il tuo settore sarà uno di quelli che partirà più tardi di tutti, che è quello dei matrimoni. Magari qualche sposo o qualche sposa si salverà in questo periodo. Io faccio sempre questa battuta, mi piace. Ma in realtà è più un'opportunità, è più un'occasione questa per molte persone, per altre invece magari indietro, però proprio quest'anno doveva succedere una roba del genere, magari dopo 10 anni di fidanzamento. Ecco, okay, aspettate un altro, dai, non fa male. Vanessa, in questo periodo cosa stai facendo dunque? Stai studiando? Allora, quello che sto facendo tanto negli ultimi giorni è cucinare, perché voi dovete sapere che io ho un marito che è un'ottima forchetta e che adora proprio, cioè meglio fargli un vestito veramente, come si dice a Bari, che dargli da mangiare. E siccome io ho un'ottima insegnante, che è mia madre, Chicca, che è una cuoca d'eccezione, diciamo già da tanti anni in realtà, perché mi sono dovuta adattare, perché nel periodo clou della Very Strong Family i miei non c'erano mai, quindi io facevo da balia e da mammina per mio fratello, quindi in realtà ho iniziato a cucinare da subito, però in questo periodo mi sto dilettando ancora di più. Sto studiando pianoforte in questo periodo. Bravo. E sto cantando poco in realtà, faccio qualche lezione di canto via Skype, ma poca roba, perché ci sono anche seri problemi di connessione, ma veramente, cioè, la gente non sta riuscendo a navigare. Beh, certo, comunque c'è stato un comunicato in cui hanno detto che avrebbero abbassato la banda, ma anche gli stessi Netflix, Prime, comunque non fanno vedere più i film in 4K in questo periodo, insomma. Disagi, disagi! Disagi, ma noi ne usciremo quanto prima da questa storia, ne usciremo più forti, perché se abbiamo resistito durante la quarantena possiamo affrontare qualsiasi problema. Guarda, fa anche ridere. Yes! Vanessa, allora io vorrei chiudere con te questa puntata, sì, con la promessa di sentirci ancora quando potrai e quando vorrai, poi in futuro quando ci sono degli eventi, esce un disco, un single, insomma
puoi tranquillamente contare su di me, su Oltre Sipario, su tutte le testate giornalistiche che ci stanno. Grazie. Se grazie. Bene, noi lo facciamo con immenso piacere perché promuoviamo tantissimo il nostro territorio e gli artisti del nostro territorio. E meno male che ci sono persone come voi che promuovono gli artisti del nostro territorio, perché in realtà in Puglia siamo amanti dei forestieri, come si suol dire, quindi ben venga che ci siano persone come te. Noi seguiamo questa teoria, prima il nostro e poi quello degli altri. Ti va Vanessa di cantare una canzone per noi? Così? Ma sì, certo. Vediamo in bellezza questa puntata? Molto volentieri. Allora, io c'è un brano che in realtà ho cantato anche qualche giorno fa durante un'altra diretta. Tu mi direi, vabbè, ma solo quella canzone sei fa. No, però diciamo che il periodo, dal mio punto di vista, richiede proprio quella. Sì, esatto, richiede secondo me questo brano. Diciamo che ce ne sono veramente tanti a tema, però questo in particolare, vuoi perché è stato scritto da un grande che non c'è più, vuoi che è stato scritto veramente in pochissimo tempo e che con parole facili e dirette è arrivato al grande pubblico da allora fino ad ora, e sto parlando di John Lennon, e mi immagino è un brano di quelli che servono in questo periodo, perché secondo me in questo periodo c'è bisogno di tanta pace interiore, serenità e speranza, coraggio, auspicare un mondo migliore dove siamo tutti più uniti, più buoni. Bah, ci proviamo. Brava. E allora Imagine, interpretata da Vanessa De Nicolò. Ovviamente a cappella, perché solo così si può fare in questo momento. Va benissimo comunque, vai. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Mi hai fatto emozionare! Brava! Addirittura! Grazie. Sei proprio brava. Quella è la cipolla, no, quella è a tagliare la cipolla, poi escono le lacrime, non è perché stavo cantando. No, sei davvero molto brava. Io ho avuto modo di apprezzarti tramite i social, non ho ancora avuto modo di ascoltarti dal vivo, ma sono certa che faresti emozionare. Se fai emozionare adesso così su due piedi, in questi, con questi mezzi casalinghi, figuriamoci dal vivo. E con le ciabatte ai piedi. Brava, e con le mie babbucce pure. Io poi mi preparo. Che poi secondo me... sì, no, ma stavo dicendo la stessa cosa, mi hai tolto le parole di bocca. Cioè, secondo me tutte le dirette di questo periodo, in realtà se le inquadrature non fossero a mezzo busto in primo piano, cioè la gente sotto starebbe proprio con i pantaloni, cioè quelli strappati, quelli con i buchi, proprio quelli della casa proprio. Cioè, secondo me qualcuno pure in pantaloncini, sopra tutto figo, papillon, secondo me siamo tutti nella stessa cosa, barca. Ti confido una cosa, sai quante volte ho fatto le dirette e sotto avevo il pigiama? Guarda, altrimenti il mio programma non si chiamerebbe Quarantena Time, e questa è la cosa bella, che ci colleghiamo da casa, magari mentre di là c'è qualcuno che cucina con le babbucce, pantofole, col pigiama. Esatto. Vanessa, io ti ringrazio. Sì, dimmi. Sì, no, dicevo, stavo leggendo qualche commento mentre parlavamo. C'è Angela da Luiso, che ci saluta. Ciao Vanessa, ti saluta. Complimenti il professor Giacomo Giancaspro. Poi c'è la mia mamma, che mi fa i complimenti, bravissima. Poi c'è Pasqua Corrieri, una mia carissima amica ed è un'imprenditrice, vorrò sentire anche la sua voce nei prossimi giorni. Poi c'è Ragone Andrea, ciao Vanessa, sei il top. Speriamo finisca al più presto questo periodo. Io volevo chiederti, Vanessa, se puoi, qual è la prima cosa che farai quando finirà tutto?
Sì. La prima cosa... E poi se puoi lanciare un messaggio di speranza. Sì. Allora, la prima cosa che farò quando uscirò sarà andare vicino al mare, perché io sono proprio un amante, ma senza misura del mare. Ho bisogno proprio del rumore delle onde, del colore del mare, del cielo quando si fonde con l'acqua a tutte le ore del giorno. Quindi quella sarà la prima cosa che farò. Ma magari non c'è il diluvio quel giorno, sono anche più contenta. Però se ci dovesse essere a Bari? Sì, a Bari, okay. A Bari. E quindi quella sarà la prima cosa che farò. Poi non appena apriranno i negozi, scarpe siete mie, mi raccomando, perché sono in astinenza, non ce la faccio più a stare con le ciabatte, i tacchi chiari, no? Madonna, è vero, anch'io sento l'esigenza proprio di mettermi le scarpe col tacco. Non ce la faccio più, sì, mi sa che tra un po' mi metto tutte le scarpe così, random, ma sì. E fai colazione col tacco 12, che fa? Meraviglia, meraviglia, meraviglia. Audrey Hepburn, me fai una... Va bene, basta così. Messaggio di speranza. Allora, io la cosa che sento, leggo nei vari gruppi, nelle varie chat di famiglia, con amici, la cosa che sento dire al telefono nelle videochiamate, è sempre mi sono annoiato, mi sono scocciato, speriamo che finisce presto. Diciamo, questa è la frase che sento dire sempre. E quello che mi sento di dire a tutti è: non sei solo tu la persona annoiata, non sei solo tu la persona che si sta deprimendo, non sei solo tu la persona che in qualche modo si sta lasciando andare. Mi sento di consigliare a tutta la gente che dice questo, e lo dico sempre in questo periodo, siamo tutti nella stessa barca, certo. Quindi in realtà non c'è chi sta meglio, chi sta peggio, sì, sicuramente chi ha una condizione economica migliore, le persone più abbienti magari se la passano un po' meglio perché magari hanno la PlayStation in più o magari il pacco di pasta di più nella dispensa, ma fondamentalmente abbiamo tutti lo stesso cuore, quindi forza e coraggio, non siete da soli, siamo tutti nella stessa barca e tutti insieme ne usciremo. Dobbiamo avere solo tanta pazienza, brava Vanessa. Grazie, questo ci rincuora, quindi puoi rincuorare tutte le persone che si sono collegate, che purtroppo dicono sono triste, mi sto annoiando, però effettivamente ragazzi siamo tutti nella stessa barca. Vanessa, io ti ringrazio di vero cuore per questo collegamento, mi ha fatto davvero piacere sentirti e ti auguro il meglio per tutto. Grazie, anche per te la stessa cosa e per tutti i tuoi telespettatori, web spettatori. Grazie, sì, infatti, però io dico telespettatori, mi piace molto di più, anche perché insomma noi fantastichiamo tanto in questo periodo e ci immaginiamo di essere in una grande trasmissione televisiva. Vanessa, grazie infinite, ti abbraccio. Ci sentiamo. Un abbraccio a te. Grazie, ciao. E si chiude con queste bellissime parole di Vanessa Di Nicolò, questa puntata di Quarantena Time, lunedì 6 aprile 2020. Io vi do l'appuntamento domani, sempre alla stessa ora, sempre su Quarantena Time. Fate i bravi, state a casa. A domani. Ciao ragazzi, ciao.